Amici e amiche di Andrew Channel, bentornati a un nuovo episodio dedicato ad Europa Universalis 4 con l'espansione Rule Britannia. Nello scorso episodio abbiamo dichiarato guerra a Romagna e Ferrara e qualche satellite tedesco, portando la Savoia con noi. Questa è la prima guerra nel nord Italia dalla fine dall'inizio dell'evento The Shadow Kingdom, cioè quando i Ducati, le repubbliche dell'Italia centrale del nord si sono dichiarate indipendenti dal Sacro Romano Impero e quindi iniziano le guerre per la supremazia del nord Italia, come ci aspettavamo tutti. Ora, posso fare una nuova tech? Aspettiamo semplicemente un anno per farle e poi siamo pronti. Io nel frattempo mi sono dimenticato di una piccola cosa, che potevo reclutare unità di artiglieria. Cioè reclutare, sì, comprare o reclutare artiglieri, cosa che non ho ancora fatto, e questi velocizzano abbastanza gli assedi. Iniziamo ad integrare l'artiglieria nell'esercito fiorentino. E intanto vedo che comunque anche a Ferrara abbiamo l'assedio in corso da parte nostra. Niccolò Machiavelli. Niccolò Machiavelli è stato uno dei più importanti scrittori durante il Rinascimento. Ha servito la Repubblica Fiorentina e è soprattutto ricordato per essere fondatore della scienza politica moderna. Anche se ha scritto commedia e poesia. Possiamo usarlo nella corte. Skill 2, yearly prestige più 1. This advisor is cheaper for you. 20 prestige. O usiamolo come statement. Guadagniamo stabilità. E 50% più. Ok. Sì, lo utilizziamo come uomo di stato. Però prima voglio avere a questo punto il boost nella stabilità. Boom. E reclutiamo immediatamente il Machiavelli come diplomatico alla corte della Repubblica di Firenze. È una cosa bellissima questa, che abbiamo il Machiavelli nella nostra corte. Intanto sblocchiamo la tecnologia dello shipyard, andiamo avanti. E benissimo, anche Ferrara adesso è sotto assedio. A Ferrara avevamo il claim. Merda. E attenzione perché mi sembrerebbe che Genova, Oldenburg e Mantova sono in guerra contro Venezia. E finalmente siamo i primi ad arrivare a livello 8 di amministrativa, ho 2 punti di innovatività, molto bene. E possiamo passare l'atto di uniformità che ci dà più forza dei missionari, ma abbassa la velocità con cui le istituzioni crescono, e ovviamente non lo voglio assolutamente, assolutamente. Quindi tanti saluti. Dobbiamo prendere la Romagna per poi procedere. Allora, in questa guerra Papa, Ferrara sono fuori dai giochi, Ragusa e Augsburg sono ancora, come dire, dobbiamo ancora gestirli. Se riuscissi a mettere le mani su Ragusa conquistandola sarei felicissimo, ma qui l'aggressive expansion poi diventerebbe un po' un problema. Senza un po', diventerebbe un problema. Quindi devo vedere. Velocizziamo. Intanto facciamo claim anche sulla Corsica. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo ragazzi, le cose stanno andando benone. Stanno andando benone. E vedo che Augsburg sta attaccando Savoia. Interessante. Cioè, se io adesso dichiarassi guerra a Lucca, per esempio, soltanto Milano entrerebbe a difenderla. Io sarei da solo contro Milano. È quello che voglio, una guerra contro Milano e Lucca? Dobbiamo domandarcelo, dobbiamo risponderci. No, devo trovare Milano, scusate. 16.000 uomini. Credevo di avere a Modena il claim. Facciamolo subito. No, ho sbagliato. Potrei dichiarare guerra direttamente a Milano e non a Modena. Scusate, non a Lucca. Oppure a entrambe co-belligeranti. Anche questa è un'idea. Intanto, bene, Ferrara è caduta. Ed è nelle nostre mani, giusto? E anche la Romagna è caduta. E io furbescamente avevo lasciato l'artiglieria lontana. Ma vabbè, lasciamo perdere. Posso reclutare qualche uomo in più? 21, no. No. È chiaro che qui i medici vogliono fregarmi, ma
Prossima elezione nel 93, voglio tenere Savonarola. Oh no, foreign plots. Qui perdiamo stabilità. Soltanto prendendo questo territorio ci troviamo contro una coalizione. Perché l'aggressive expansion è troppo grande. Non prenderò Ferrara. Non la porterò. Anzi, la posso buttare già fuori da questa guerra. Mi dai il denaro che hai, mi dai le war reparation e rompi con il Papa. Facile. Boom, Ferrara è fuori dai giochi. D'accordo. Adesso rimettiamo in addestramento il nostro esercito perché la guerra contro Milano ci arriverà. Arriverà davvero. To the colors, bene, abbiamo uomini che manpower reinforce, benissimo. Dobbiamo chiedere adesso a Savoia di andare a Dubrovnik. Vediamo se accettano, vediamo se... Sì! Devono andare ad assediare Ragusa. Così perdono uomini, si stancano e noi possiamo attaccare Milano senza che loro facciano nulla. Milano è anche mio avversario, quindi... Non male. Nuova idea, meno unrest con le plutocratiche, ma presto avremo... benissimo, stabilità. Presto avremo il pike and shoot, quindi... Ok, scusate, ho avuto un piccolo problema tecnico e questo è il motivo per cui anche in questo caso, cioè più che tecnico personale, questo è il motivo per cui adesso facciamo così e poi riprendiamo. Ok ragazzi, interrotto la registrazione, riprendo. Stavamo preparando ovviamente l'attacco di Milano, l'attacco a Milano e il fatto di essere alleati con... Oh no, veramente, fermi tutti. Ok, possiamo guadagnarci 10 punti di lealtà perdendo denaro, ma a questo punto chi se ne frega. Attenzione, l'Austria ottiene il primo nucleo di riforma protestante. E questo è molto interessante, perché se l'Austria diventasse protestante... Io convertirei immediatamente mantenendo l'alleanza. In questo caso poi saremmo assieme contro l'impero. Perché l'impero non potrebbe essere retto da un protestante, quindi immagino che Boemia o Brandeburgo, occhi per loro, Pomerania, Brandeburgo, poi diventerebbero nuovi imperatori. Molto interessante. Togliamo la pausa. Però al momento, con calma. È in corso una guerra molto delicata perché ci permetterà di stabilire una specie di nuovo equilibrio nel nord Italia. E Raniero Piccolomini e la sua famiglia che fanno whatever. E tutto grazie al fatto che io mantengo Savoia in guerra con me per la conquista della Romagna, ma al contempo attacco Milano. Lucca ha già un claim, giusto? Sì, bene. Quando avremo quello su Milano decideremo cosa fare. Per chiudere la guerra contro il papato dovrei distruggere Ragusa e Augsburg. E come potete vedere, scusate, Ragusa è già sotto l'assalto di Savoia. Se riuscissi a creare un vassallo a Ragusa con cui fare diplo feeding poi sulla Bosnia o su addirittura Venezia, sarei molto contento perché avrai un vassallo fiorentino, nei Balcani. Che mi servirebbe proprio per portare per ricchezza Venezia, che in futuro voglio papparmi. Fermi tutti, perché qui c'è Ragusa che mi attacca l'esercito che è in fase di addestramento. Io lo devo spostare. Mi è andata bene. No, non mi è andata per niente bene. Quando posso scappare il 5 gennaio? Perdiamo questa battaglia, anche se per poco, ma la perdiamo. Abbiamo vinto! Abbiamo fatto un wipeout a 7000. Uomini dell'esercito di Ragusa, così? Ok.
Va bene, non dico più niente, non dico più niente. Non dico più nulla. abbiamo vinto la battaglia praticamente in condizioni disperate. Praticamente adesso ogni 5-6 mesi perdiamo punti diplomatici perché i medici cercano di rovesciare il Savonarola. Non ce la faranno. Non ce la faranno, il Savonarola regna per ora, eh. Abbiamo scoperto un agente di Milano. Prepariamoci perché qui si dichiara guerra a Milano. Il punto è che l'Austria non mi aiuta. Fighting another war. Quindi sarò io da solo contro Lucca e Milano. Prima fatemi vedere che Tech ha Milano 7. Noi abbiamo appena sbloccato la 8. E la 8 ci... non... Che cosa mi ha dato la 8? Dovrei guardare le liste dei bonus se non mi ricordo più. Però comunque abbiamo un livello tecnologico superiore e abbiamo un esercito migliore, secondo me, rispetto a Milano. Adesso diamo un'occhiata di nuovo. Perdonatemi se ci ho guardato anche prima, ma ho praticamente ripreso a registrare la seconda parte di questo episodio 3 ore dopo. 16.000, ok. 3 ore dopo aver interrotto la prima parte. Teniamo ovviamente Girolamo. Boom, perdiamo 90 punti, bla bla bla, però adesso il Savonarola è un 6-5-4 e ha 44 anni. E io dichiaro guerra a Milano. A Milano, aspettate, ma Lucca è alleata di Milano e Savoia, quindi io dichiaro guerra a entrambi. Conquista di Modena, Lucca co-belligerante. Savoia non entra. Sto facendo una cosa estremamente pericolosa. Quindi devo fare il wipeout dell'esercito di Lucca prima di affrontare quello milanese. E ora mi trovo in guerra, hanno 5.000 fanti. Adesso io devo intercettare l'esercito di Milano che è qui in Savoia e devo cercare di dare danno. Dobbiamo però prendere Genova, ragazzi. Andiamo a bloccare Genova. Ok, aspettiamo, aspettiamo perché... Allora, questi quando arrivano il 29 aprile, noi quanto tempo ci mettiamo? 6 giorni. Possiamo far passare 2 giorni il 23 aprile? Purtroppo non hanno ancora il lucchetto, ma noi dobbiamo arrivare lo stesso giorno rispetto a loro. A meno che magari arriviamo un giorno dopo. Niente. Ok, hanno il lucchetto. Arriviamo il 30, loro arrivano il 29, ma li distruggiamo. Sono un coglione perché mi hanno distrutto loro. Va bene. Hanno un generale che aumenta l'infantry ability. Però vabbè, ragazzi, hanno un ottimo generale, ma noi abbiamo tecnologia migliore, mi spiace. Ne abbiamo più uomini. Non mi dispiace in realtà. Ho detto mi dispiace, ma non mi dispiace affatto. Forse riusciamo a fare il wipeout. No, non facciamo il wipeout, ma diamo danno. No, impiegheremo troppo tempo. Prendiamo Parma e poi andiamo a prendere Genova. Tanto Dubrovnik cade presto. Buono, abbiamo bloccato il porto di Genova. Inizia l'assedio della città di Genova. Abbiamo praticamente piegato Milano, vincendo una battaglia molto importante. Lucca sta ovviamente ricostruendo uomini e mezzi, va bene, questo me lo immaginavo, ma cosa vanno a fare quando vanno a liberare la Romagna? Ma sono scemi. Andiamo a bloccare Lucca. Semplicemente per il fatto di evitare che facciano cose di questo tipo. E adesso i milanesi con i loro 10.000 uomini si stanno pian piano riprendendo, ma... Aspettate, dove vanno? A Parma il 28? Noi arriviamo il 1 agosto. Con 16.000 uomini, loro ne hanno 10.000. Stessa trama di prima, però ancora una volta possiamo dare grande danno e vincere la battaglia. E
E questa volta il wipeout è assicurato. Abbiamo appena distrutto l'esercito di Ascanio Maria Gonzaga, ragazzi. Abbiamo guadagnato 440 punti prestigio. Wow! E 3 di Army Tradition con questa battaglia. Questa battaglia è stata veramente molto molto utile per tutti noi. Ritorniamo a fare l'assedio su Genova. Abbiamo distrutto completamente l'esercito di Luca e quello di Milano. E siamo riusciti a tenere fuori i Savoia da questo scontro perché i Savoia mi stanno aiutando nella guerra contro il papato. Intanto stanno assediando Dubrovnik per nostro conto. Insomma, signori, posso dirlo? Una manovra strategica che mi piace molto, molto, molto. Fermi tutti. La tech ce l'abbiamo fra 12 anni, quindi sblocchiamo pure le idee tranquillamente. Advisor possibili e mantenimento di mercenari più basso. Possiamo chiedere ad Augsburg di levarsi dalle scatole, tipo? Non ancora. Dubrovnik cadrà. I milanesi hanno 3.000 uomini. Lucca, penso, 1.000. Di qua e di là. In totale, ecco, in totale 6.000 uomini, i nemici. Gliel'abbiamo distrutti praticamente in pochissimi mesi. Velocizziamo. E Lucca sta occupando Ancona, eh? Teniamo 7.000 a bloccare, anzi a far proseguire l'assalto di Genova, però attenzione perché i milanesi potrebbero ora rompere le scatole. Ancona dovrebbe tornare nelle nostre mani adesso. No? Questa cosa mi sembra un po' strana, ma l'accetto. Iniziamo l'assedio anche a Lucca e recuperiamo Ancona noi. Ok, Dubrovnik è caduta. Ci provo a fare un trattato di vassallaggio, loro accettano, guadagniamo soltanto 19 punti di aggressive expansion, ma è molto importante. Trade League disbanded perché Dubrovnik ovviamente era anche a capo di una trade league. Ragusa, e la chiamo Dubrovnik con il nome croato, ma è Ragusa in italiano. E adesso abbiamo ancora soltanto il Papa e la città di Augsburg di Augusta, che non accetta la pace, e quindi che cosa facciamo? Ci sono già gli austriaci che fanno quello che volevo fare io. Che gioia fantastica! Allora, ragazzi, non ricordo quanto avessi registrato nella parte iniziale, ma registriamo ancora per un paio di minuti perché entrambe le guerre italiane stanno procedendo molto bene. Vedo che Savoia riporta a casa gli uomini che mi hanno servito così egregiamente. E noi procediamo con l'assedio di Lucca. Milano non va assaltata alla giugulare. A me per Milano basta strappare magari una provincia o due e rompere tutte le alleanze, isolarli completamente, attaccarli economicamente. Voglio che si indeboliscano. Qui abbiamo perso prestigio e tante altre cose perché questo combattimento navale è andato malissimo. Male, male posso dirlo. Facciamo cadere Lucca e poi andiamo ad assediare Novara e Cremona e poi Milano. Vedo che i milanesi sulle Alpi stanno raccogliendo 7.000 uomini pronti ad attaccarci di nuovo, ma non ce la faranno mai perché l'esercito fiorentino è tostissimo. Credo che adesso Augsburg possa fare la pace visto che ha pezzi. Adesso abbiamo il 100%, possiamo integrare la Romagna. Questo genera invece una coalizione da parte di Lucca. Non mi interessa. Bene. Ok, abbiamo ottenuto quello che volevamo, ragazzi. Lucca è co-belligerante. Ferrara, Mantova, Genova e Venezia apriranno una coalizione. E a noi interessa. E adesso andiamo a distruggere Milano. Prendiamo il controllo delle due province. Siamo da soli contro Milano, se non sbaglio, insieme a Ragusa, con cui adesso dovremmo iniziare a migliorare le relazioni. Perfetto. Perfetto. Va bene, ragazzi. Ci
La fine di questa guerra la vediamo nel prossimo episodio. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Un bel colpo per la Repubblica di Firenze che in una sola manovra rompe l'alleanza tra Milano e Savoia, distrugge completamente il Vaticano, si trova un nuovo vassallo sull'Adriatico in una posizione strategica e siamo pronti per distruggere completamente Milano e insediarci, diventare una potenza con un'influenza anche nel nord Italia. Belle cose. Grazie per essere rimasti con me, lasciate un like e ci vediamo presto.